Buongiorno a tutti, saluto tutti i presenti a questa conferenza stampa e li ringrazio per appunto aver aderito. Ringrazio e saluto l'ingegner Mocilli, l'assessore Baldelli, Francesco Baldelli, e vedo il sindaco di Falconara, e c'è qualche altro rappresentante? Tutta la giunta di Falconara, di fatto. Quasi. E vi ringrazio anche voi di essere presenti. Si tratta di una opera straordinariamente importante per il territorio anconetano e regionale. È un'opera che vede un dibattito acceso, credo ormai 20 anni, su un tema essenziale, perché è il tema che ci concede alla realizzazione compiuta un accesso agibile ad Ancona da nord, dalla parte nord in particolare, e anche il deflusso verso nord in maniera molto più agevole. Un'opera che ha un impatto straordinariamente importante anche su tutto quella che è la portualità, e che è l'opera essenzialmente più importante strategicamente anche per tutta la regione. Quindi stiamo davanti al cantiere più importante dopo Guadilatero per la nostra regione negli ultimi, credo, negli ultimi 30 anni. Aggiungo che insieme al cantiere su questa opera si sono aggiunti sia il finanziamento che la progettazione dell'altro pezzo, che è quello del bypass, in sostanza, che è altrettanto importante, perché questa opera senza il bypass rende, diciamo, l'opera depotenziata rispetto alle proprie potenzialità. E anche siamo davanti a una richiesta di commissariamento, e di fatto un commissariamento dell'opera che può determinare anche dal punto di vista dei tempi un'accelerazione consistente. Sono aspetti che riteniamo essenziali per la competitività del capoluogo e di tutta la regione, sono aspetti che sono anche determinanti per garantire delle risposte che sono attese dai marchigiani da ormai troppo tempo. Io non credo di dover andare oltre, darei la parola prima all'ingegner Mocilli, che ringrazio per essere qua con noi in presenza per l'illustrazione dell'opera, e poi l'intervento dell'assessore Baldelli. Amministratore delegato dell'ingegner Massimo Simonini, che oggi non è potuto intervenire, ha delegato me. Oggi abbiamo provveduto alla consegna dei lavori di questo intervento, un intervento, come diceva il Presidente, molto importante, che comporta un investimento di circa 250 milioni di euro. Abbiamo provveduto alla consegna di circa il 60% delle aree interessate dai lavori. Le restanti parti verranno consegnate entro la fine di settembre, perché sono ancora in corso delle attività propedeutiche, si pensi alla bonifica da ordigni bellici per poter poi accedere con mezzi meccanici e quant'altro sulle stesse. È qui anche presente l'impresa, che è l'impresa INC, è qui presente con la proprietà e con il direttore tecnico, sono lì, per cui abbiamo proceduto a questa consegna. Dicevo, un investimento di 249 milioni, 250 milioni circa. Per lavori l'offerta dell'impresa è di circa 167 milioni di euro. Il lavoro, l'intervento consiste nell'adeguamento dell'attuale tratta ad una sezione di tipo B, quindi una quattro corsie con spartitraffico, con banchina, e quindi un raddoppio che si affianca a quella esistente, ma prevede anche l'adeguamento dell'esistente. In particolare verrà prima realizzata la carreggiata nuova, dove ci sono, come opere le più importanti, ci sono le due gallerie, Orciani e adesso mi sfugge il nome dell'altra, ma
sì, ma, dopodiché verranno realizzati i viadotti che sono più o meno speculari agli esistenti. Questo significherà evidentemente anche l'adeguamento degli svincoli di testata, quindi sia Falconara che Torretta, per un adeguamento necessario ai fini della normativa, in quanto una volta realizzata la nuova carreggiata verrà spostato il traffico a doppio senso sulla nuova carreggiata e sulla esistente verrà fatto un adeguamento che deriva sostanzialmente sia da situazioni normative, di adeguamento normativo, oltre che dalla necessità di intervenire su alcune strutture per la loro vetustà. Quindi andremo a fare l'alesaggio, diciamo, andremo ad adeguare la sezione delle gallerie esistenti e sui viadotti, salvo uno che salvaguarderemo solo gli elementi verticali, cioè le pile, ma sostituiremo integralmente l'impalcato. Tutti gli altri saranno costruiti, rifatti ex novo, sempre per esigenze di adeguamento sia alla normativa tecnica del 2018, ma anche per adeguamento sismico. L'investimento l'ho detto, i lavori li ho detti, i tempi per la realizzazione. I tempi previsti per la realizzazione con la consegna complessiva delle aree sono 3 anni per la realizzazione di queste opere. C'era una domanda che mi avevano fatto, ingegnere, rispetto a tutti i disagi, ma che cercheremo di contenere e di programmare con un'informazione, no? Beh, certo, come dicevo, gli svincoli di testata, consentitemi di definirli così, sono gli svincoli che necessitano di adeguamento soprattutto dei raggi di curvatura delle rampe di svincolo e comporteranno necessariamente dei disagi, ma questi verranno gestiti anche attraverso un piano di comunicazione per adeguare, per informare adeguatamente l'utenza e con un congruo anticipo. Non è a breve questo intervento, adesso si lavorerà più nelle parti, diciamo, di sviluppo del lotto, però certamente bisognerà sopportare qualche disagio, questo non ce lo nascondiamo, sarà così, ma l'importante è avvisare la gente, dare percorsi, da informare su come comportarsi ed è l'elemento fondamentale. Mi pare di aver detto tutto, non so se è necessaria qualche altra informazione. Chiaramente la carreggiata che andiamo a realizzare sarà la nord, ma in verità sarà il flusso di traffico Falconara-Torrette e quella esistente diventerà, diciamo, come traffico la nord. Ecco. Ringrazio Assessore Baldelli, poi le domande per chi vuole fare delle domande. Grazie Presidente, anche per la cortesia che ho usato nel farmi concludere questa conferenza stampa. Una caratteristica emerge chiara in questi 9 mesi di amministrazione regionale della Giunta Acquaroli. Il gioco di squadra premia. E quel gioco di squadra che ha portato ad una sinergia particolarmente efficace nei risultati tra la Giunta regionale e Danas con la regia del Presidente Acquaroli. Avevamo già detto sin dall'inizio del nostro mandato che Ancona avrebbe avuto un'attenzione particolare. La deve avere perché è la porta d'ingresso o la finestra sul mondo e sull'Europa della nostra regione. Per cui il porto al centro, garantire l'accessibilità al capoluogo regionale al porto era la nostra priorità. Quindi abbiamo fatto ai marchigiani, grazie a Danas, il regalo di Natale, bandendo la gara nel mese di dicembre. In pochissimo tempo si è arrivato alla consegna dei lavori che è stata celebrata oggi e la celebriamo con questa conferenza stampa. Il gioco di squadra quindi premia perché contestualmente ci siamo subito relazionati con Anas e con il Ministero chiedendo un commissario per l'ultimo miglio, perché queste opere devono andare di pari passo se vogliamo risolvere i problemi di interconnessione tra territori.
quindi il comune di Ancona, il comune di Falconara e non dimentichiamoci anche la vicina Iesi. Le tre infrastrutture, porto, aeroporto e interporto, che facciamo dialogare, che noi concepiamo come un'unica infrastruttura tripartita. Questo è il grande successo, con l'accoglimento da parte del Ministero della nostra richiesta di un commissario per l'ultimo miglio. E l'ultima cosa che dico prima di concludere questo mio intervento, con il ringraziamento al Presidente, all'Ingegner Mucilli, per il grande sostegno in questa visione che finalmente la nostra Regione ha sulle infrastrutture, una visione che mancava in precedenza, quindi interconnettiamo le infrastrutture cardine della nostra Regione. Ringraziamento anche al Comune di Falconara, che io qui vedo presente, ringrazio il Sindaco e gli Assessori, perché in questi 9 mesi veramente abbiamo trovato una grande collaborazione sui temi, sugli obiettivi da raggiungere, che durerà anche nei prossimi mesi, nei prossimi anni, nella realizzazione di questa opera, che ricade almeno anche in questo avvio in maniera preponderante nel comune di Falconara, perché andremo a gestire insieme le interferenze che si verranno a creare in quelle sinergie che portano ottimi risultati. Quindi voglio, e la vedo qui presente, ho voluto ringraziare anche il Sindaco con i suoi assessori e la Giunta, non dimenticando che con ANAS già dalle prossime settimane parleremo anche dell'ultimo miglio. Andiamo a risolvere problemi, e non è un caso, la cui risoluzione il Comune di Ancona, il Comune di Falconara e la nostra Regione aspettavano da 30 anni. Grazie. Se ci sono domande... Se non ci sono domande, allora credo... Posso dire una cosa? Noi, questa è un'opera che il nostro territorio ha più di 25 anni. Posso aggiungere una cosa che credo di non aver detto? Questo è un progetto esecutivo appaltato, quindi c'è assolutamente, si può calare a terra da subito, svolte tutte, portate a compimento quelle attività preliminari. Condivido questa grande soddisfazione per un'opera che attendeva questo momento risolutivo di compimento. Devo ringraziare la Giunta Quaroli perché è sempre molto sensibile a questa tematica, non solo relativa a quest'opera che è davvero significativa, ma all'interconnessione di porto, aeroporto, interporto, qui anche Falconara ha un ruolo strategico importante, quindi ringrazio per questo riconoscimento e credo che la sinergia e il lavoro di squadra sia vincente. Grazie. Grazie. Le previsioni ricavano